trucchi di marketing. Oggi continuiamo con questa rubrica in cui vediamo alcuni trucchi molto semplici da mettere in pratica per ottenere dei risultati, e oggi vediamo quello che riguarda il gratis. Infatti la parola gratis è una di quelle cose che attira tantissime persone, le attrae, e quindi può essere utilizzata a nostro vantaggio se utilizzata, diciamo, con criterio, perché spesso purtroppo attira dei clienti che non sono realmente interessati al nostro prodotto o servizio, ma vengono solo ed esclusivamente perché il nostro prodotto appunto è gratis. Solitamente lo scopo di qualunque offerta che ha degli omaggi, dei regali da dare agli utenti, ha proprio quello di prendere degli sconosciuti e portarli da noi. Immaginiamo la classica inaugurazione di una gelateria. Fino a qualche anno fa, perlomeno, era una cosa abbastanza comune il giorno dell'apertura regalare con il gelato. E c'erano veramente tantissime persone che si recavano in quella gelateria per avere il gelato gratis, il cono gratis. E qual era lo scopo di questa azione? Molto semplice: fare provare il proprio prodotto alle persone. E se ci pensiamo, in una situazione del genere, il costo effettivamente che l'attività deve sostenere per regalare un gelato è tutto sommato basso rispetto al ritorno che possono avere. E questo piccolo regalo che facciamo ha lo scopo di far provare appunto il nostro servizio a persone che probabilmente non sarebbero venute a provarlo. In questo caso l'azione è molto semplice. Quello che vogliamo fare è cercare di prendere persone che ovviamente già mangiano il gelato, altrimenti non verrebbero in ogni caso, e cercare di, tra virgolette, rubarle alla concorrenza. Quindi vengono da noi, lo provano, si trovano bene e dicono: cavolo, sai che è veramente buono questo gelato? Da ora in poi vado a mangiarlo lì. Bene, diciamo che questo è lo scopo di questa azione. Allo stesso tempo, se vogliamo perfezionare, renderlo un pochino più remunerativo, possiamo, nel momento in cui la persona ha il suo gelato gratis, cercare di vendergli qualcosa. Ad esempio, fare una promozione sulle vaschette. Non so, oggi c'è gelato gratis, ma se vuoi una vaschetta hai un prezzo speciale, un qualche regalo, qualche vantaggio, insomma, per cercare di ottenere dei soldi anche alla persona che è venuta appunto gratis. Per altre attività questo tipo di offerta non si può fare, però dobbiamo tenere a mente che a livello comunicativo, nel momento che noi facciamo della pubblicità, delle comunicazioni, la parola gratis cattura veramente l'attenzione e quindi la possiamo sfruttare proprio per questo. Quindi oggi ripensa al tuo business e chiediti: puoi utilizzare la parola gratis o un'offerta in qualche modo gratuita da offrire ai tuoi clienti o potenziali tali proprio per prenderli e portarli da te? Se la risposta è sì, inizia a farlo, mettilo in pratica, perché per far crescere qualunque business hai bisogno di clienti sempre, sempre di più, e questa può essere un'azione che puoi mettere in pratica di tanto in tanto o integrarla in una strategia più ampia con azioni specifiche proprio con questo scopo. Quindi ragionaci su e trova la tua offerta gratuita. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ricorda che, come ho detto prima, quando fai un'offerta di questo tipo, quando regali qualcosa di qualcosa gratis, attirerai anche persone che non sono realmente i tuoi potenziali clienti, e lo devi mettere in conto prima. Quindi sì, questa azione ti porterà tanti potenziali clienti, ma in mezzo a questa massa di clienti potenziali ce ne sarà un'altra parte, che può essere più o meno piccola, di praticamente scrocconi, se vogliamo dirla in maniera molto rude. L'importante è saperlo prima e quindi adeguare la proposta di conseguenza. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!